Do you understand? He's asking again. And Tamal Krishna Maharaj says, please explain. Dice, capisci, Tamal Krishna Goswami, chiedi per favore, spiegami ancora. If I desire a rasagula, but I think I have no money in my pocket to purchase it, so I cannot have it. Se io penso ad un rasagula, però non ho soldi e quindi non lo posso comprare. That means I have no real greed for it. Significa che quindi non ho un reale desiderio per ottenerlo. A person with greed considers. Invece una persona che ha questa avidità, il desiderio. Somehow or other, by hook or by crook. Sorry? Lo prenderò in qualsiasi modo. In qualsiasi modo. Pensa che in qualunque modo lo prenderà. Con qualche trucco lo possa prendere. Tamal Krishna Maharaj is saying, beg, borrow or steal. Allora dice, lo puoi contrattare oppure lo puoi anche rubare. Srila Gurudev says, such a person does not think about his qualification or disqualification. Questa persona non pensa alla sua qualifica, se possiede soldi oppure no. He does not consider whether or not he is able to have this bhakti. Non considera se può ottenere o no questo tipo di bhakti. He simply thinks, I must have it. E pensa soltanto che la vuole avere. This is real greed. E questo è la vera avidità. È la vera avidità spirituale, cioè il vero desiderio. Desiderio. Il vero volere di ottenere quel tipo di bhakti. But if you have no money and your greed is there, you will beg, please give me something I have to eat, or borrow, I will borrow from you, or if not, then I steal from you because of my greed. Se io non ho soldi, però ho un reale desiderio di prendere la cosa che voglio, quel rasgulla, allora gli chiedo per favore me lo presti anche se non hai soldi, se poi vedo che posso non lo proprio tenere, allora lo rubo. What we are doing? We are stealing. In this conversation we are stealing. What they are talking to about this subject, we are stealing. We want to listen and we want to develop. Come in questo caso che noi stiamo rubando quello che loro hanno scritto in questa conversazione, perché vogliamo sviluppare questo tipo di sentimenti. Beh, borrow or steal. Possiamo contrattare, altrimenti lo rubiamo, se non lo possiamo ottenere lo rubiamo. A sadaka possessing such greed may think. Un sadaka che possiede una tale avidità. I have heard from the rasic Vaishnavas how Lalita, Vishaka, Chitra and Rupa Manjari. Pensa, io ho ascoltato della rasica Vaishnava di come Lalita, Rupa Manjari, Vishaka. And other associates serve Krishna. Gli altri associati servono Krishna. And I want to serve like them. E quindi anche io li voglio servire Krishna con questo sentimento. He does not stop to judge whether he is qualified. Quindi non si ferma a giudicare se stesso, se è qualificato oppure no. To achieve this samjati bhav. Perché vuole raggiungere questo sentimento, questo bhav. No, samjati. Samjati bhav. You want to... Samjati. This is a special word called samjati. I would ask. Samjatiya, sajatiya is one meaning. Okay. Sajatiya, one. I relate with the sajatiya sangha, means I relate with the same mood person. Sajati sangha significa che noi ci relazioniamo con le persone che hanno il nostro stesso sentimento, che hanno il nostro stesso mood. Excuse. Sajati. I'm like somebody has a motherly mood. Come una persona che ha un amore materno, un sentimento di amore materno. So he will always like to be with the motherly mood. He will if he finds someone a motherly mood, they sajati sangha. Allora questa persona vorrà essere sempre in associazione con altre persone che hanno questo stato d'animo di amore materno. And somebody is
Radha Ashraya Bhajan, he also will like Sajatiya Sangha, means he will also like someone who is with the Radha Ashraya Bhajan. Un'altra persona che ha preso rifugio in Radharani vorrà essere sempre con altre persone che anche loro hanno questo sentimento verso Radharani. What is meaning of Krishna Bhajan? Qual è il significato del Bhajan per Krishna? Krishna Bhajan means you make the associate how they do this, and we have to associate with them to learn that. Krishna Bhajan significa sederci per imparare di come i suoi amanti agiscono e relazionano con lui, così che noi possiamo imparare e relazionare anche noi in questo modo. Bhajan, by bhajan my mind becomes so clear, I want to take the shelter of Swamini to understand Krishna. Facendo il bhajan la nostra mente può diventare così chiara che possiamo comprendere di prendere rifugio in Swamini, in Radhika, per poi comprendere Krishna. How she is giving exchange of unconditional love to Krishna and the gopis, how they are serving, that to understand. Perché dobbiamo comprendere di come le gopi e Radhika danno amore incondizionato verso Krishna. And how Mother Jasoda in the mood, your mood is motherly mood, you will see Mother Jasoda, Gopi, Mother Jasoda. Se il nostro sentimento è quello dell'amore materno, allora dovremmo andare a vedere come relaziona Madre Jasoda e le altre madri di Vrindavana. Sakyabhav, the Gopa Kumara. Sakyabhav, dovremmo imparare da Gopa Kumara. This is important to develop Raga Bhakti. E questo è importante, sviluppare la Raga Bhakti. You see, Prabhupada mentioned in introduction, page 4, this subject. E questo Prabhupada l'ha menzionato nella pagina 4 dell'introduzione della Bhagavad Gita. And he especially mentioned Sarup, means a form. E lui ha scritto specialmente a riguardo della svarupa, che significa forma. Means without form is impersonal. E dice che senza la forma dell'anima, allora ci siamo in uno stato impersonale. We are not impersonal, we are personal devotees. Però noi pratichiamo la devozione personale, non impersonale. So sarup and sarup siddhi, to develop perfection is this form. Svarupa Siddhi significa sviluppare la perfezione di questa della forma dell'anima. So a person like this does not stop to judge whether he is qualified to achieve the samjatiya bhav or identical mood for which he aspires. Quindi una persona con questa abilità non si ferma a giudicare se stesso se è qualificato o no per raggiungere questo tipo di sentimento. And he does not wait for any logical argument to convince him. E non aspetta nessuna convinzione logica. Already convinced. No need to convince them because mind is clear because of the relations and feelings. Lui è già convinto, non ha bisogno di nessuna logica perché è già della relazione. When you get logic, you like logics. When your mind is not clear. Noi vogliamo capire le cose con la logica quando non abbiamo la mente libera, la mente chiara. You want to fix your mind with different logic, this is the subject. Allora vogliamo centrare la nostra mente con la logica e molti argomenti. You see the court lawyers, they give logics to fix the point
is criminal or not criminal. Come in una corte che c'è il giudice, loro come in un tribunale fanno solamente con la logica per decidere se quella persona ha commesso un reato oppure no. And he give one nice that ring, which ring is marriage ring? What you say? Say that that is story very nice. Say, say in Italian. Please. You, yeah. I remember. Are you trying to translate? Che adesso Malaprusha dice una storia di, non ho capito. Una storia che ha già raccontato. Che era quello ieri sera, di una suore dell'anello. La logica della logica. Allora, una suora ha citato i devoti in tribunale. Una suora? Ha citato i devoti in tribunale. One nun, in English. One nun has said about devotees in one court. Per dimostrare che la coscienza di Krishna è una fa propaganda per la poligamia. To show that Krishna consciousness spread poligamy. In Polonia. In Poland. E allora diceva come nel libro di Krishna è scritto che Krishna ha 16.108 mogli. Because she said that in Bhagavatam he said that Krishna has 16,000 wives. Allora, allora al tribunale c'è andato un devoto che era anche avvocato. So in the court, what is the name of the devotee? Prosta Krishna. In the court, when one devotee is also a lawyer. È andato lì e ha interrogato la suora. He sul went there testimoni. To ask in the court to the nun this fact. Gli ha chiesto, ma quell'anello che ha al dito rappresenta una fede? But the ring that you have is a faith of marriage. E allora vuol dire che fate la promessa quando diventate suore, siete sposi di Cristo. So does it mean that when you become nun you make promise that you are wife of Jesus? Sì. Yes. Allora dice quante suore ci sono nel mondo? How many nun there are in the world? He's asking. Allora, quanti milioni di mogli ha Cristo? So how many millions of wives has Jesus? Allora il giudice ha detto andate tutti a casa. The judge say you go all at home. Il caso è chiuso. The case is closed. To finish. Understand? This is divine, right? Questo è divino. Go on. So logical argument is not needed, and Tamal Krishna Maharaj is asking again. Argument means reasoning. Quindi gli argomenti logici non sono richiesti per questa pratica. Tamal Krishna Goswami dice argomentare significa provare ad avere ragione. Ragionare. And Srila Narayan Maharaj says greed does not rely on reasoning, Vernunft, it means in German. Okay. Narayan Maharaj dice che l'avidità non si può non può arrivare a una conclusione con la logica. If reasoning is required, there is no greed. Se uno prova a capire questo argomento con la logica, significa che non c'è realmente questo desiderio, questa volontà. Understand? It's no greed, it's no love. Significa che non c'è amore, non c'è desiderio per questo amore, per questa relazione. Still reason is there, reasonings are there. Perché c'è della logica. Mind is not clear. Significa che la mente non è chiara. Heart is not connected. Il cuore non è connesso con l'anima, con la mente. Chitta vritti is not fixed. Non è fissa la chitta vritti. Chitta. Chitta. Vritti means a fixed with your mind.
vritti, che significa essere fissi con la nostra mente. The next consideration is this. La prossima considerazione. Once one develops greed, how does one achieve his desired result? Sorry. Once one develops greed, quando uno sviluppa questa abilità, how does one achieve his desired result? Come può raggiungere il suo desiderio per quale sviluppa questa abilità? It comes by the association of Rasik, Raga, Nuga, Vaishnavas. Può arrivare soltanto con l'associazione dei Raga, Nuga, Vaishnava. Rasik, Raga, Nuga, Vaishnava. If somebody associates with Sanatani, come se qualcuno si associa con Sanatani, she has a raga bhakti, raganuga. Lei ha il raganuga bhakti. Vatsali rasa. Nel vatsali rasa. What she will teach? Quindi cosa ci insegnerà? Vatsali rasa. L'amore materno, vatsali rasa. Vatsali rasa. So vatsali rasa. She can teach because she knows that she is a time having that, no? E quindi lei può insegnare questo amore materno perché è fissa in quel sentimento. She lives in that. Lei vive in quel sentimento. Ma è una gopi questa? No, no, scusate, ce l'abbiamo qui. Digli a lui. You have to trust him. This is like a God in spiritual world. Actually, his spiritual world is there. In material world also perfect. Anche nel mondo materiale possiamo trovare questa perfezione, sì, perché dall'esempio uno sembra, invece no, anche nel mondo materiale può esserci questa perfezione nel sentimento. Perfection is there. I can see this, feel, I feel. Io sento questa perfezione che ha. And you, if you have a vision, all of you, you can also feel this, Mother Lila. E se noi abbiamo una visione divina, anche noi possiamo accorgerci di questo amore materno. Tatastha bhav, very easy to understand. Many, 99% you will get marginal, no relation, no any connection. Un sentimento marginale, molto facile da poter comprendere. Il 99% di chi lo prova lo può comprendere. Asthai bhav is very difficult to see. Mentre una relazione fissa, l'asthai bhav è molto complicato. You understand meaning of asthai bhav? Si capisce il significato di asthai bhav, che è una relazione fissa. Stabile. Stabile. This is the mercy of Guru Kripa. E questa è la misericordia del Guru. In that association, one reads book like Ujjvala Nilamani. In questa associazione con Rasika Vaishnava, uno legge libri come Ujjvala Nilamani, Bhakti Rasamrita Sindhu, Braj Shruti Chintamani, Krishna Kanamrita, Radha Rasa Sudaniti, Srila Jayadev Goswami's Gita Govinda, the books of Sri Kavi Karnapura and all our Goswamis, and especially Raga Vatma Chandrika. Specialmente la Raga Vatma Chandrika. Now, Goranga Bolite Have Pulakasari. I'm saying two lines. Rupa Raganath Pade Hoibe Akuti Tabe Ami Bujavo Sei Jugalapi. What is this mean? Rupa Raghunath Goswami, Rupa Goswami and Raghunath Goswami, when akuti, greed will happen in my life.
qual è il significato di questo verso, di questo poema? Quando verrà il desiderio, l'avidità nella mia vita? Da Rupa Goswami, da Raghunath Das Goswami. Akuti. Then I will read their books, their teachings. Se la voglio sviluppare questa abilità, allora dovrò leggere i loro insegnamenti, i loro libri. I will understand the Avideha Gyan. Rupa Goswami teaching is Avideha. Allora potrò comprendere l'insegnamento di Rupa Goswami, che è l'Avideha Gyan. Raghunath Das Goswami teaching about Paryojana, goal of the life. Raghunath Das Goswami che ci insegna del Prayojana, l'obiettivo della vita. Then I will read those books and I will go deep in that mood to develop that. Allora leggerò i libri che parlano di questi insegnamenti e andrò in profondità per poter comprenderli. Then I can understand the divine love of divine couple. Allora potrò comprendere l'amore divino della divina coppia. One will read all of these books and resolve, how can I somehow easily achieve that mood, by hook or by crook? Allora uno penserà, leggendo questi libri, come posso raggiungere questo tipo di sentimento? What is the easiest method to attain it? Qual è il metodo più facile per raggiungerlo, per ottenerlo? This should be the question. Questa deve essere la domanda. All of our acharyas, including Srila Vishwanath Chakravarti Thakur and Srila Bhaktivinoda Thakur, tutti i nostri acharya, inclusi Vishwanath Chakravarti Thakur e Bhaktivinoda Thakur, have recorded for us in a practical way, hanno scritto per noi in un modo pratico, how they themselves achieved it, come loro stessi lo hanno raggiunto, and how the sadhana siddha gopis achieved it, e come hanno raggiunto il sadhana del sentimento delle gopi. Their writings are authentic shastra. I loro scritti sono come degli shastra. One will search out their methods in such shastras. E quindi uno cercherà gli argomenti in questi shastra scritti. And adopt the process discussed in that. E proverà a mettere in pratica il processo che è spiegato nelle scritture. Because without following them, perché senza seguire loro, without following the guidelines of Srila Rupa Goswami, senza seguire la guida di Rupa Goswami, one will become a sahajya, uno diventerà un sahajya, or an atheist, oppure un ateo. Yo, what is Rupa Goswami? Qual è la linea di Rupa Goswami? Rupa Nuga. Avideha. Avideha. L'Avideha. Avideha means you have to come out from the gross body consciousness in your spiritual identity. Avideha significa uscire dalla coscienza del corpo per centrarsi nella nostra identità spirituale. To differentiate your material body, senses and mind is material and your identity is spiritual, is your soul, and that soul is a mother. Significa differenziare i nostri elementi materiali con quello che è in noi spirituale, l'anima. Understand? That soul is mother. Perché l'anima divine mother. That is become divine mother. È la madre, diventa la madre divina. And you see the Jesus. He said the son. What is son? Not gross body. Come Gesù che dice che lui è un figlio. Però cos'è questo figlio? Non è il corpo grossolano. He said the soul that I am a son. Lui vede che la sua anima è il figlio.
to remember the spiritual consciousness already say I'm a son. Per ricordarsi della sua coscienza spirituale dice continuamente che lui è il figlio. It's no genetic relation. Non è una relazione genetica. And he said to the father of the super soul, he's my father. E gli dice, because soul and super soul is a son and father. Ed identifica la superanima come suo padre. That is Sarup and Sarup Siddhi. Quella è la Svarupa e la Svarupa Siddhi. If not, you see, I have a deity of Krishna, Radha Krishna. Come se io ho delle divinità di Radha Krishna. And I have no form myself. I think that I am a soul, I am a gross body. If I am in gross body. Se io non so chi sono, qual è la mia identità spirituale, e penso che sono il corpo grossolano. Then I cannot relate. I will never develop any feelings. Allora non potrò mai sviluppare un sentimento con le divinità. Because of material, no feelings. Perché sono materiale, non ho sentimenti. Ho una coscienza materiale, quindi non ho sentimenti. And if I develop, I catch my identity and develop one relation with that identity, automatic feeling will start flowing in between me and him. Se invece cerco di sviluppare un'identità e di relazionare da quell'identità, allora cominceranno a manifestarsi dei sentimenti. Very simple, very easy. This is the unconditional. È molto facile, questo è la coscienza incondizionata. No any condition, terms and condition, this terms, I have, you have this term. If you make the agreement on this condition, then we will be going on. Non c'è nessuna condizione, non è che io ho delle cose, il mio amante ha altre cose, quindi se combaciamo possiamo avere una relazione, è senza condizioni. Understand, clear or not?